Quindi, raga, questa sera su Instagram alle ore 20:30 ci sarà una mega sorpresa per tutti. Quindi preparatevi e rimanete aggiornati, credetemi, è inerente alla canzone Sogno. Quindi 20:30 tutti su Instagram che esce una foto importantissima. What's up guys, come state? Benvenuti in questo nuovo video vlog. Primo urlo, primo colpo. Oggi raga siamo qui come sempre con un nuovo video vlog, perché hashtag è ogni giorno nei commenti, mi raccomando. Guardate un po' anche oggi con il cappellino, mamma mia. Perché? Perché ho dei capelli orrendi, sul serio. Cioè non potete capire, davvero, ho dei capelli orrendi negli ultimi giorni. Quando faccio le storie su Instagram, la maggior parte delle volte, poi appena inizio il video su YouTube, che succede? Cioè, non lo so, quindi sono obbligato a mettere questo cappellino. A parte gli scherzi, raga, allora, innanzitutto già da adesso iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video vlog, mi raccomando, e per un nivel team, se no, e soprattutto accendete i motori, caricati per bene. Qua il vento si sta caricando, cioè fa quanto freddo, ho letteralmente freddo. Tu? Sì, decisamente. Allora, come avete visto su Instagram, già ricostate nella descrizione, sempre per rimanere aggiornati, un tornado, mamma, sono in mezzo. Oh no, ok. È un mini tornado di foglie. In poche parole, lì vi ho detto che il video del Killer Clown con la motosega uscirà mercoledì, cioè domani. Aspettate, questo video che sto registrando oggi, che è martedì, non lo vedrete mercoledì, scusate, lo vedrete giovedì. Quindi vabbè, se mi seguite su Instagram, Gerico7, vi ho già detto quando uscirà il video del Killer Clown, che era ieri in realtà quando voi lo starete guardando, ma per me che sto registrando in questo momento è domani. Hai capito tu? Ma non è vero, non hai capito niente, secondo me. Niente, no, non è vero. Non è vero, e là c'è la polizia, mamma, ci ha appena controllato. Sì, 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 sì. Ha visto che stava per succedere qualcosa di pericoloso. Tornando a noi, allora, in poche parole, lì vi ho messo una storia chiedendovi se volevate il continuo, quindi la seconda parte del Killer Clown. Perché se non l'avete visto ve lo lascio nella descrizione. Tutti avete distrutto il mio direct scrivendo perché non la potevo mettere lo stesso giorno, alla sera, in qualsiasi momento. Quindi questa cosa, raga, grazie mille, davvero mi fa moltissimo piacere. Ma c'è una cosa che mi ha dato un po' fastidio, perché sì, lo sapete, come quando qualcuno magari scrive nei commenti qualcosa di finto o robe simili. Una cosa mi ha davvero dato fastidio, cioè alcune persone hanno pensato davvero che io stessi recitando che fosse una cosa finta. Perché? Perché ho fatto la miniatura e hanno detto: ma cos'è? Anche molto da simpatici, non penso proprio vada a chiedere la foto al Killer Clown. E allora, in poche parole, ci tengo un attimo a spiegarvi, perché a uno gli ho risposto sotto nel commento, ma quasi nessuno l'ha visto. Questa è l'immagine della miniatura scorsa, ok? Questa che adesso Chris mi girerà è la clip dove ho preso lo screen del video e l'ho messo in miniatura, molto semplicemente. Visto che ero sul tetto e circa non poteva farmi nulla, che era lui lì, tranquillamente sono riuscito a riprendere con il mio telefono. Cioè tranquillamente, in realtà è un c***o, però sono riuscito a riprendere con il telefono. E poi Chris e io abbiamo deciso lo screen migliore per la prima parte da scegliere, e poi stessa roba per la seconda. Quindi raga, perché devo leggere certi commenti? Cioè poi si vede anche la miniatura che è ritagliata, cioè spero sia chiaro, perché ci tengo davvero sempre a sottolineare tutto, come ben sapete. Perché sì, ci tengo, cioè non voglio che poi magari alcuni fanno robe perché leggono un commento simile, pensano male o non mi seguono, per queste persone che scrivono stronzate nei commenti. Bene, detto questo, mamma, detto ciò, hai capito? Tu sei una di quelle, sei stata tu a scrivere il commento? No, so come si fa una mia. Allora, innanzitutto, sto notando che stanno andando via le cimici, però qualcuna ce n'è ancora, eh? Ah, si sono nascoste dentro queste fessure. Non ci credo. Raga, vorrei... possiamo spaccare la casa e aprirla e vedere le cimici? Riccardo, Allora, innanzitutto, voi starete guardando questo video giovedì, quindi, raga, questa sera su Instagram alle ore 20:30 ci sarà una mega sorpresa per tutti, quindi preparatevi e rimanete aggiornati, credetemi, è inerente alla canzone Sogno. Quindi 20:30 tutti su Instagram che esce una foto importantissima. Tornando a noi, allora, velocemente parlando di questa cosa, se mi seguite su Instagram Gerico7 avrete visto che la canzone Sogno deve uscire il 29. Però, c'è un però, su questo post ci sarà una sorpresa che non posso spoilerare, ovviamente. Quindi vedrete, preparatevi, rimanete aggiornati. Poi ovviamente ve lo dirò anche qua su YouTube, però raga, se siete degli Astagrafan andate su Instagram.
e soprattutto aspettate, voi guarderete questo vlog giovedì, quindi ora di giovedì saranno quasi successe un bel po' di cose, cioè fra un po' loro lo vedranno giovedì, quindi giovedì ci sarà la sorpresa inerente alla canzone alle 20:30 sul profilo e nel weekend, se non sbaglio, un'altra sorpresa inerente al merch, quindi più di così, cioè wow. Ah, e per tutte le persone che mi stanno chiedendo della canzone, uscirà, sì, il 29 su Spotify e iTunes. E poi, dopo, visto che attualmente, l'avete visto, non ho un minuto libero, registrerò anche il videoclip, perché se mi mettessi adesso a registrare il videoclip, i daily vlog non uscirebbero, perché non ce la farei assolutamente a far tutto. Quindi, una cosa alla volta, cioè un attimo. Salve, tu stranamente, anche in questo vlog, sei in divano. Nell'ultimo, quando c'era un killer clown che mi stava per uccidere, sì, a letto a dormire. E adesso qua. Bene, allora, visto che siamo solamente noi tre a casa, io sono l'anima di questo gruppo familiare, allora, sapete cosa facciamo? Una roulette. Vi piace? Allora piace, secondo me, vero? Sì. Allora, raga, innanzitutto ho tolto il cappellino perché basta. Sinceramente, fine. In poche parole, abbiamo, come sempre, la nostra bellissima roulette. Grazie mamma per la disponibilità. Ma romperla! Bellissimo. Allora, vi spiego un attimo come funziona questo gioco. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi 8 numeri. Molto semplice, bisogna girare 3 volte a testa, ok? Quindi una io, una te, una papà. E così 3 volte. In base al numero che esce, vincerai o perderai qualcosa. Spiegato meglio. Che non ho capito proprio niente. Grazie, grazie. Giro la prima volta e viene, per esempio, 3. Bene. Giro la seconda volta, 3. Tu li sommi 1 a 1, ok? 6. Adesso il terzo giro esce 6, quindi 6, 3 più 3 più 6, 12, 12, e quindi? A posto, 12, quindi 12 è questo, ok? E noi faremo 10, anzi 9, perché siamo in 3, quindi 3, okay. 3 e 3, 3 biglietti a testa, okay. Con o delle cose che non vogliamo, perché comunque non è che per forza esce a te, può uscire a me come papà. E delle cose che vuoi. Ma okay? Cose intendi? Cose materiali? Quello che vuoi. Puoi andartene in Spagna, puoi volere un paio di Gucci, quello che vuoi, ok? Quello che vuoi. Bene, fatto ciò, mettiamo i biglietti. Tipo il 5 è volere delle scarpe, ad esempio. Benissimo. Questo è qualcos'altro. Tu, tirando 3 volte, sommando, vediamo cosa viene fuori. Vedrai cosa esce. Sì, ok, ho capito. Solo che visto che sono 20, sì, ne facciamo 9. Cioè, aspetta, ognuno mette 3 cose. Esatto. Quindi 3, 6, 9, 1 vuoto, quindi 20 e 3 sono vuoti. E questi qui invece sono di nuovo uguali, capito? No, uguali in che senso? Cioè, ah, corrispondenti, sono simmetrici, ok. Capito il senso? Ok, sì, sì, corrispondo a quello che c'è da. Quindi, allora, raga, adesso scriviamo qui delle idee. E poi, appena ce le abbiamo scritte tutte, vediamo. Io, raga, li ho scritti. Anch'io. A posto, allora, li abbiamo scritti tutti. Ok, adesso leggi prima i tuoi. Allora, inizio da quello meno costoso. Un paio di New Balance nuove che ho visto. Scarpe da ginnastica. Sì, ma tu non hai capito una cosa. Cioè, se esce a me, tu ti lo compro meno... le New Balance, okay, da uomo, ovvio. Ho capito, Un viaggio in Australia. Anch'io ho scritto viaggio. Sì. Però non ho scritto dove. Io in Australia. Beh, io ne avrei qualche viaggio in realtà in mente. Però vabbè. Oppure un bulldog francese femmina. E anch'io, ma mi prendi per il... Allora, bisogna mettere diverse, non tutte uguali. Una puoi anche lasciarla se vuoi. E come le attacchiamo? Tu attacchi i tuoi per i cavoli tuoi. Io i miei tre li uso con questo. Allora, un secondo. Viaggio con chi vuoi te e soprattutto dove vuoi te. È il 12. Poi, dare 100 euro al concorrente. È il 16. Comprare un cane. Ok. Allora, questi tuoi invece, bulldog francese femmina, direi che va bene, un 14. Viaggio in Australia. Sì, vabbè, tanto, voglio proprio vedere. Un 8. Ma ne, si vince una cosa? Paio di New Balance, 9. Sì, che bagata. Ovvio che ne vinci una. Quante ne vorresti vincere? 5. È cambiato? Ecco, c'è spazio. Quelle di papà sono 9, 11 e 7. Perché il 20 e il 3 non si contano, ripeto. E questi qui sono liberi che vanno di là, sì, sì. Si capisce bene? Sì, sì. Beh, sì. Quindi 5 e 1. Ah, ma questo qui, aspetta, è impossibile. Allora direi... Beh, quando attacchi, vediamo. No, l'1 è impossibile. Perché corrisponde al 19? No. Ah, che venga fuori. Non è impossibile che esca. Ah, ok, ok. Allora facciamo che l'1 e il 3
non si conta. Ok. E contiamo quindi 20 e 18, capito? Sì, sì. Okay. Perché raga non si può. E i tuoi tre, scusa, leggili. Weekend in montagna con la neve in uno spazio. Vabbè, non è male. Beh, una moto. Gatto norvegese delle foreste. Ah. Se vuoi, per attaccarlo un pieno di benzina alla Vespa. No, ma potevi lasciarla una moto? No. Potevi? No. Attualmente sto usando un cerotto. Perché? Ah, non ci sono più. Ah, bastava far così. Allora, ok, 20 ed ecco qual è. Quello bianco. 20? Ma... E dopo si legge. No. E questo non hai molto capito il gioco. No, quelli corrispondono. Va qui il tuo, quindi che è il 9. E va. Pensi di centrare, ok. No, perché corrispondono dall'altro lato, corrispondono gli stessi premi. Sì, sì, sì. E questo va nel 7. Solo uno vince il premio? No, tutti vincono qualcosa, ma puoi anche perdere in realtà. Ok. Perché c'è dare 100 euro al concorrente. Ah, io non ho pensato di mettere una roba negativa. Aspettate, ho pensato una cosa, cioè che in realtà neanche il 2 è fattibile, quindi il 2 e l'1 sono quelli cancellati. Il 3 invece è fattibile perché ti è scelto. Chi vuole partire? Tu. No, parti da qua. Dai. Vieni qua, parti tu. Ah, potevi lasciarti una moto. Sei pronto? Primo giro. Attenzione. 3. 3. No, devi sommarli, non è proprio. Dai, 3, poi un altro. Tira. Ah, non te lo do. 3. Cioè, buonanotte. Pensavo di fare il turno tutti quanti. Cioè... Ah, no. 8. 11, 19. 8, 19, andiamo a vedere. Cos'è 19? Comprare un cane. Che bello, devi comprare un cane. Può essere anche di peluche. No. O di ceramica. Non, sì, hai specificato. No. No, 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 non è specificato. Comprare un cane. Ma non esiste, ce ne sono già 4 e stop. Ti compro uno in ceramica. Ma allora rifallo. Bene, allora, il cane lo comprerò io allora. Va bene. Cioè, io lo voglio. Io guarda, non accetto tutti i cani del mondo. Per te, puoi girare. Vado. 3. 3. Mm. Molto in mezzo proprio. È più sul 4 in realtà. Sì, 7. Quindi 7. Sì, sì, sì. E 14. Attenzione, 14 è questo. Cos'è? Vediamo. Scarpe, ti prego, scarpe, ti prego, ti prego. Ma se è tua te la regali da sola. Bulldog francese femmina, ma va. Cosa? Bulldog francese femmina. Va bene. Ci riproponiamo che il papà. Ah, non ho scritto io. No, il papà è copiato due cani adesso. Io volevo un altro cane. Ma devi comprarlo se lo decidono letto. Cioè. Arriverà magari non subito perché abbiamo 4 cani, però arriverà il bulldog francese femmina, sicuro. È arrivato poi. Ma lo compri tu? Raga, allora fra quanto? Una data indicativa? Ascolta, hai un anno di vlog, in un anno di sicuro salta fuori. Vabbè, tu devi regalarmi tanto un peluche. Un peluche innanzitutto. E poi no, anche un bulldog francese. Un peluche o di legno o di ceramica, sempre un cane. Sappiate che ciò che uscirà a me nella mia roulette subito. Cioè, no, come voi, un bulldog, bulldog lo prendo fra 6 mesi, no? Fra 3 giorni, fra una settimana di massimo. Cioè, esce Australia, io fra una settimana prendo e vado in Australia. Siete tutti avvisati, allora Red che decide. Io vi ho avvisati. No, perché così imparate a non prendere il cane. No, ma chi ha detto che non lo prendo? Io lo prenderei subito. Vabbè, quindi, bene, è uscito bulldog francese e quindi prometti davanti a questo video che prenderai un bulldog francese. Assolutamente sì, entro la fine dei tuoi vlog annuali. Io lo prendo. Ok raga, allora ci siamo. Ultima roulette, tocca a me. Allora, sappiate, vi avviso, se esce di 100, cioè io, se esce che devo dare 100 euro, non ve li do. Sì. Tu sì, lui mi regala il cane. Sì. Ma ti regalo il cane di legno grande così. Ti regala 100 euro. 100 euro su 100 stampati. Euro. Ti regala 100 euro come vuole lui, allora, quelli finti del Monopoli. Sì, pari. Però piano, cioè non è detto che escono 100 euro, quindi. Appunto, perché ti agiti? Aspetta, tira. No, ho paura che escano 100 euro, cioè. Allora, io direi, vai, primo giro, attenzione. 1. 1. Secondo giro, attenzione. 5. Ma in realtà è al centro, però vabbè. No, no, 5. Vabbè, 6. E terzo giro. 6. 12. Andiamo a vedere. Sarebbe. Non lo so. Viaggio! Viaggio cosa? Vediamo. Ma viaggio con chi vuoi te, baby? Sì, così. Viaggio con chi vuoi te. Lei. Tu? Non ho capito. E chi lo paga però? Appunto, chi lo paga? Ah, devo pagarmelo io? Eh beh, se io mi devo pagare il bulldog francese, tu ti devi pagare il viaggio. Io devo comprarti il cane.
Ma no. Parte il cretino di legno. Ma può finirla lei? Cosa? Vabbè, ok, fai faccio viaggio. Vabbè, il viaggio te lo paghi. Io parto queste vacanze. Cioè, quali vacanze? Vado ad Amsterdam. In agosto? No, non avete sentito bene. Ho detto che quello che esce a me io lo faccio subito. Immediatamente. Io ho 18 anni, quindi posso. Con chi vai? Vuole venire Alma? No, Alma non ti porti. Basta, Alma. Il boss. Chiedimi. Te no. Non credo che voglia venire il boss. Credimi che verrebbe con me il boss. Boss? Non ti ama così. Boss, vuoi venire con me ad Amsterdam? Voleva mangiarlo, quindi secondo me sì. Raga, io me ne vado a guardarlo che vuole rigirare. No, non si gira due volte la ruota, è una volta. E quello che ti esce, ti esce. 100 euro concorrente, 100 euro là. E invece vado ad Amsterdam. Perché sì, ci sono già andato l'anno scorso con mio fratello. Però voglio riandarci assolutamente, eh? Ah, 2 anni fa, vabbè, stessa roba. Quindi ci vado con Nicole. Sento Nicole, i suoi genitori. Guarda che faccio. Che bello, anche io volevo il viaggio. Invece, vabbè. Halloween 30-31 parto e me ne vado, sappiatelo. C'è scuola? No, ma io non ho scuola, cioè... C'è vacanza 2 giorni, beh, 2 giorni, ma quanto vai via? 3-4 giorni? Beh, comunque, lasciami un attimo. Raga, io direi lasciate 25.000 like, così parto e me ne vado ad Amsterdam! Sì. Eh già. Quindi preparatevi. Mamma mia. Guarda, lei un po' triste perché il cane se lo deve comprare. Lui non ha vinto niente. Deve regalarmi un cane quello che vuole. Io mega felice. Quindi tu mi lasci il consenso? Sì. Ok, grazie. Anche tu? Sì, grazie mille. Hai 18 anni, ti lascio il consenso. Grazie mille. Raga, se siete arrivati fino a qui, commentate con hashtag io non skippo. Lasciate un like per questa roulette perché poi sarebbe uscito 5. Raga, aspettate Chris per favore, fammi partire la musica, ci siamo alla 360. Primo colpo, baby, come sempre, cioè basta che sto king dei 360, perché sì, oltre a quello dei prank, il merch, in molte cose, anche quello dei 360. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, per non perdervi nessun video vlog, per un invitarmi e soprattutto per vedere il viaggio ad Amsterdam, perché sì, non è uno scherzo. Seriamente prendo il volo e vado ad Amsterdam. Noi ragazzi ci vediamo domani con un nuovo video vlog, perché è ogni giorno e peace.